Ho avuto questa notizia stamattina dalla stampa e in realtà qualche voce era circolata ieri, ma io non ho ricevuto nulla, non ne conosco le motivazioni, non le immagino e quindi veramente non saprei che cosa dire. Quindi lei è la prima di fatto a essere stupita di tutto questo. Sì, sono stupita perché veramente non capisco che cosa stia succedendo. Perché qualcosa sta succedendo. Beh, sì, non è chiaro dove, come e perché, però non credo che si possa finire in prima pagina sui giornali per una cosa totalmente inesistente, può darsi. Sono tanti gli interrogativi anche personali che stanno attanagliando Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, nelle ore in cui si è diffusa la notizia di una sua imminente rimozione dall'incarico da parte del ministro Giovannini. Zincone è una delle figure chiave per il completamento del MOSE, accanto a quella del commissario del Consorzio Venezia Nuova Elisabetta Spitz, il cui ruolo era stato definito inutile dalla stessa Zincone in un'intervista non autorizzata dal ministero. Dichiarazioni poco gradite ai piani alti, cui si somma un procedimento disciplinare in corso. Nel mirino ci sarebbe un pagamento alla ditta Clodia liquidato al 100% quando le altre aziende in questa fase non ricevono più dell'80%. A confermare il procedimento è Zincone stessa, che però rivendica la correttezza del suo operato. C'è qualcosa in corso, ma è comunque di natura riservata, però io sono tranquilla, nel senso che penso di aver fatto sempre il mio dovere.